iniziamo. Allora, buonasera a tutti, sono Massimo Portoletto, il direttore della Feltrinelli di Latina. Vi saluto intanto, vi ringrazio per essere qui stasera. Presentiamo questo libro, La laicità è donna, di Marilisa D'Amico. E concedetemi una battuta, io direi la libreria è donna. Infatti adesso stavo qua, contavo, è una percentuale che vediamo tutti i giorni, che circa il 70% delle persone che vivono questa libreria sono donne. Quindi, perché la lettura è donna. Perché la lettura è donna, e allora speriamo che anche il prossimo Presidente della Repubblica sia donna, cioè diciamolo finalmente, che sarebbe il caso. Ma io non voglio toccare temi politici, ancora sono troppo arrabbiato da quel lunedì. Mi preme dire quello che dico normalmente in queste occasioni, che questo spazio che vedete, che ogni volta noi, i ragazzi che lavorano qui, sistemano e mettono a disposizione, è un punto di incontro fondamentalmente, un punto in cui le idee e le persone si incontrano, si chiariscono. Quindi vi ringrazio per la vostra partecipazione, sempre numerosa, e che ci spinge a continuare queste iniziative che qualcuno potrebbe dire va bene, ma ve le cantate, ve le suonate, invece no, perché ogni volta c'è qualcuno di nuovo, ogni volta si parla di argomenti diversi. Più di tutti voglio ringraziare il Vice Pastore, che ogni volta si ingegna, ci sentiamo, ogni tanto esce qualche libro interessante, io tac, faccio una foto, gliela mando, che ne dici di questo? E ne vedremo delle belle anche per questo. Ringrazio Licia che ogni volta si prodiga per invitare relatori, per invitare partecipanti, in questo caso la nostra onorevole della città, e anzi ci piacerebbe sapere un po' di quello che sta succedendo, che siamo tutti all'oscuro. Mi fermo qui come al solito, lascio la parola a Licia Pastore che presenterà i nostri ospiti. Vi auguro una buona serata. Vi saluto perché non mi sento molto bene e vado a casa. Sì, l'ultima cosa che voglio dire è un piccolo suggerimento commerciale, perché oggi è l'ultimo giorno che questo libro, con la nostra tesserina per chi ha e per chi l'ha, ha il 15% di sconto. Quindi non lo so, se volete approfittarne, approfittatene oggi, no, domani lo pagate a prezzo pieno. Le copie non sono tante, perché l'editore ci ha comunicato che è già in distanza, e la cosa ci fa un enorme piacere, e anzi ne approfitto per salutare l'editore Asino d'Oro, che ha fatto una programmazione di incontri qui di tutto rispetto, probabilmente perché nel nostro territorio non c'è un punto come questo. Noi l'abbiamo creato e voi lo state vivendo. Vi ringrazio e buona serata. Massimo, io passerei subito insomma all'inizio di questa serata presentando i nostri ospiti. Dunque, Federico Dulli non è nella locandina perché purtroppo questa sera l'avvocato Anna Costantini non poteva essere presente, avuto un impegno comunicato all'ultimo minuto. Per cui Federico molto gentilmente si è, insomma, ha accettato il nostro invito. E Federico Dulli è un giornalista, ideatore della testata online, di una bella testata online che si chiama Babylon Post. È inoltre autore di un libro molto bello che si intitola Chiesa e pedofilia, edito sempre dall'Asino d'Oro. E questa sera insomma mi fa doppiamente piacere, lo dicevo prima, averlo qui, perché comunque rappresenta insomma tre donne, c'è anche l'altra parte, magari ascolteremo anche lui cosa ha da dire. E poi penso insomma, senza bisogno di poche presentazioni, comunque è deputata del PD, è la prima firmataria della proposta che poi è divenuta legge dal 215, che introduce disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Lei poi magari, Cesa, ci darà indicazioni un po' anche sul percorso di questa legge, su quali sono state le difficoltà, gli ostacoli, ci racconterà anche un pochino di questo.
Poi accanto a me c'è Donatella Roccoli, come giornalista e direttore editoriale di Left, il settimanale che esce ora quotidianamente insieme con l'Unità. E Left, sempre per chi non lo conoscesse, è il settimanale insomma, che da sempre ha dedicato una grande attenzione ai temi della difesa e dei diritti delle donne. E diciamo sia nell'Italia che nel mondo, quindi è in grado sempre di offrirci degli spaccati che sono diciamo abbastanza di carattere internazionale. E detto questo, io farei proprio una brevissima proprio introduzione, perché poi lascerei raccontare di questo libro ai nostri ospiti. Su chi è Marilisa D'Amico, la scrittrice. Noi questa sera insomma presentiamo il libro, dicevamo con Donatella, presentare un libro quando non c'è l'autore è sempre un po' così, però noi vogliamo affrontarci insieme con voi su quelle che poi potranno essere anche i vostri interventi in merito a quello che ci racconteranno i nostri ospiti. Quindi Marilisa D'Amico è avvocato e professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, è consigliere del comunale del PD, è autrice di monografie e saggi che sono stati pubblicati su diverse riviste scientifiche. Inoltre, diciamo, come presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano, ha lavorato attivamente per il registro delle unioni civili e del testamento biologico, sempre del Comune di Milano. Il libro scritto da Marilisa, insomma, io quando l'ho letto diciamo sono rimasta molto, molto colpita, perché penso che sia un volume, è piccolino ma è molto sostanzioso. È un libro secondo me prezioso per diversi motivi. Primo, perché insomma leggendolo si intuisce, si capisce la grande professionalità dell'autrice, ma anche perché è scritto con un linguaggio che io direi molto, molto femminile, molto affettuoso. E vorrei diciamo ecco leggervi poche righe scritte dal giornalista Giovanni Senatore su questo libro. E lo presenta in questo modo: dal libro di Marilisa D'Amico emerge un quadro dei principali nodi italiani che legano indissolubilmente il cammino della piena realizzazione dei diritti delle donne alla confusa e spesso insufficiente applicazione del principio di laicità costituzionale. Una legge ideologica come la legge 40 e l'erosione della legge 194 sull'aborto sono il frutto di una visione maschile e non laica della politica, sostiene l'autrice, secondo la quale la laicità deve invece rivendicare la bussola della politica. Ultima piccola, diciamo una piccola chicca che ho trovato leggendo qualcosa in questi giorni, poi passerò appunto la parola a Donatella Roccoli che inquadrerà meglio la questione. Diciamo il risultato pubblicato dal Global Gender Gap Report, che è un rapporto internazionale sul divario di genere. È un rapporto che è partito nel 2006 e riguarda 134 paesi. L'Italia nella classifica del 2012 si è complessivamente posizionata all'80° posto. Nel 2011 era al 74° e negli anni precedenti aveva posizioni di grande, cioè molto molto prima, quindi c'è stato uno scivolamento abbastanza evidente. Niente, insomma, con questa piccola notazione io passerei la parola a Donatella che ci darà qualche altra indicazione sul libro. Grazie. Allora, intanto buonasera a tutti. Dunque, sono molto contenta di essere qui, tra l'altro contenta anche di conoscere personalmente Sesa Amici, di cui avevo scritto ad agosto dell'anno scorso su Left in un numero dedicato, non a caso, se son cuote fioriranno. E allora questa legge, questa proposta
era stata appena presentata, non ancora quella sulla democrazia paritaria, e quindi ne davo cenno. Poi dopo Cesare, se ci racconta com'è andata e anche come sta andando adesso, insomma, ne saremo molto felici. Dunque, io quindi proseguo un po' il discorso che ha fatto Licia, raccontandovi perché questo libro secondo me è molto importante. Anche mi sono scritta qualcosa, ve lo leggo. Dunque, è un libro importante perché permette di riflettere sui diritti negati in questi ultimi 15 anni alle donne e quindi di conseguenza a tutta la società, perché non c'è il discorso della separazione, non esiste separazione. Chi nega le donne nega anche gli uomini e nega tutta la collettività. E questi sono i diritti di uguaglianza, di libertà, di salute, di possibilità di sviluppo della persona umana, che vi ricordo è nel famoso articolo 3 della Costituzione, che è veramente uno dei più belli della nostra Costituzione. Laddove si dice testualmente che lo Stato deve, la Repubblica deve rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana. Quindi questi sono i capisaldi della laicità. Che cos'è la laicità per Marilisa? Lei dice proprio espressamente che è la casa comune di tutti i cittadini, che trova questa casa comune le sue fondamenta nella Carta Costituzionale, che vi ricordo anche in questo caso è stato il frutto di un metodo laico incredibile, perché si sono ritrovati insieme cattolici, laici, comunisti, socialisti, tutti insieme, litigando, battagliando giorni e giorni, però alla fine poi il prodotto è stato un documento tra i più belli in tutto il mondo, che sanciscono i diritti dei cittadini. Quindi questo metodo laico, questa casa comune è stata costruita a fatica, però è lì, anche se poi ci sono stati ritardi nell'applicazione, perché abbiamo visto che molti articoli poi hanno trovato concretizzazione molti anni dopo, il 47. Ecco, Marilisa però mette bene in evidenza che questa casa comune negli ultimi anni è stata minacciata sempre di più da quelle che lei definisce imprese di moralità, in cui una parte vuole dominare sull'altra e imporre il proprio credo. E questo, la cosa drammatica, lo si è visto soprattutto attraverso gli attacchi ai diritti e all'identità della donna, colpendola nel corpo e nella psiche. Perché basterebbe pensare soltanto al dolore delle donne e delle coppie che devono affrontare la legge 40, che la legge sulla fecondazione medicalmente assistita, che giustamente l'autrice definisce fonte di inutile sofferenza, evitabile con un ricorso alla ragionevolezza. Quindi, perché questo attacco? Come si può spiegare? Insomma, riporto i fatti, però un'interpretazione la tento, insomma. Quindi, negli ultimi 15-20 anni, i fatti sono questi: dopo le conquiste degli anni 70, che sono stati anni eccezionali per quanto riguarda le riforme, la tutela dei diritti, pensiamo al divorzio, pensiamo appunto alla legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, pensiamo alla riforma del diritto di famiglia, al servizio sanitario nazionale, perché prima non c'era, nel 78, se non mi sbaglio, è stato istituito il sistema nazionale sanitario, quindi anche questa è una conquista per il diritto alla salute fondamentale. Ecco, dopo tutti questi anni gloriosi, negli ultimi 15-20 anni c'è questo arretramento. Arretramento che io leggo dovuto a un mix di berlusconismo, politica di centrodestra, alleanza della gerarchia ecclesiastica, come magari dopo poi Federico Turri specificherà ancora meglio, anche derive razziste, perché rispetto per esempio al discorso degli immigrati, noi abbiamo visto proprio un attacco ai diritti degli immigrati con
l'introduzione di un reato come quello di clandestinità, che è stato definito anche dalla Corte Europea dei Diritti Umani come qualcosa di aberrante. Quindi, insomma, se uno mettesse in fila tutto quello che è successo in questi 15 anni, vedrebbe veramente uno scenario raccapricciante rispetto anche al passato, facendo il confronto con il passato. Ecco, questo diciamo è lo scenario. Lo scenario, e poi entrando nel dettaglio rispetto al libro, vediamo che lei, Marilisa D'Amico, tocca le questioni relative alla legge 40, quelle della legge 194, perché la legge sull'aborto, pur essendo stata approvata nel 78, in questi anni è stata sottoposta anche questa ad attacchi continui. C'è chi ha chiesto la revisione della legge, c'è chi come Giuliano Ferrara ha lanciato la moratoria sull'aborto fondando su questa una campagna elettorale. C'è poi l'altro attacco, che per me è veramente qualcosa di indecente, mi piacerebbe che la politica poi facesse qualcosa nel futuro, e cioè il discorso dell'obiezione di coscienza. Come è stato evidenziato anche dal convegno della LAIRA, che è un'associazione di ginecologi non obiettori, l'8 e il 9 marzo scorso a Roma, nel Lazio per esempio il 90% dei medici sono ginecologi e paramedici sono obiettori di coscienza. La scorsa settimana abbiamo pubblicato su Left una notizia da Bari in cui tutto l'ospedale era solo di medici obiettori, quindi era impossibile praticare un'interruzione con l'obiettore di gravidanza. Quindi vedete che la situazione insomma, è sempre peggiore, è sempre più allarmante. Quindi non è che essendoci la legge sull'aborto poi questa viene attuata, insomma, ci sono degli ostacoli continui. Ecco, questo per quanto riguarda diciamo, i diritti alla salute e anche all'identità della donna, direi, perché quando si toccano problemi così grossi, così profondi come il discorso della infertilità e quindi della possibilità di avere un figlio e anche della salute psichica rispetto anche all'interruzione di gravidanza, si tocca anche la psiche, quindi non è solo un discorso della salute, è proprio la salute psicofisica della donna e quindi la sua identità, della sua interezza. Ecco, dopo questo diciamo excursus su questa parte dei diritti negati, l'autrice tocca invece altri due aspetti che secondo me sono fondamentali non solo per il presente ma anche per il futuro, perché individuano due scenari che a me piace immaginare per l'Italia che verrà, cioè un'Italia multiculturale e un'Italia in cui le donne possono sempre di più trovare sponda nella rappresentanza politica. Infatti Marilisa parla dei problemi legati al multiculturalismo in Italia, quindi nello specifico parla del problema delle mutilazioni genitali femminili e del velo islamico. E qui si pone tutto il problema come lo Stato può rapportarsi rispetto a queste pratiche che sono delle violenze, sentite vero? Sì. Delle violenze fisiche e psichiche anche in questo caso, ma come ci si può muovere. E qui è molto interessante il libro perché l'autrice, che è una costituzionalista e quindi ha una cultura giuridica profondissima, fa tutto il raffronto con la Francia, in cui si è scelto un tipo di laicità diciamo negativo, cioè con il principio dell'uguaglianza che deve predominare rispetto al rispetto delle varie culture, le varie tradizioni, mentre invece in Italia, sempre nell'ottica del bilanciamento laico, si preferirebbe, o almeno questa secondo lei è la strada migliore da attuare, quella dell'informazione, quella dell'integrazione culturale, quella di un lavorio lento anche all'interno delle comunità per poter
arrivare a debellare queste pratiche violente. L'altro aspetto, l'ultimo che io tocco, poi appunto dopo sentiremo la viva voce, la testimonianza di Sei Amici, è il discorso della rappresentanza politica. Ora, questo Parlamento per fortuna ha registrato un numero maggiore di parlamentari, deputati e senatrici, grazie soprattutto al PD e grazie al principio di democrazia paritaria che è stato introdotto da questo anno, diciamo. Però fino alle ultime elezioni, a quelle del 2008, l'Italia era in uno stato veramente pazzesco, addirittura all'84esimo posto, no, insomma l'ho scritto, ma comunque dopo l'Uzbekistan, ve lo dico subito perché infatti è al 54esimo posto dopo l'Uzbekistan per quanto riguarda la rappresentanza politica. Prima di noi c'erano l'Eritrea, la Mauritania, e in Europa peggio dell'Italia stava soltanto la Repubblica Ceca e Malta. Ora, però, come diciamo garantire questa rappresentanza politica? E qui è interessante nel libro tutto il percorso che l'autrice fa attraverso il discorso delle quote rosa, e ancora meglio delle quote rosa questo principio della democrazia paritaria che garantisce in maniera diciamo più naturale, mi viene da dire, la presenza delle donne in quanto rappresentanti di una fetta della società che comunque deve essere rappresentata. Quindi non si tratta di salvare delle specie protette, come è stato detto, no? dei panda, ma di garantire a tutta la società che è costituita per metà dalle donne di essere rappresentata in Parlamento. Oppure nei consigli comunali, oppure nelle giunte regionali, eccetera. Quindi è diciamo uno spostamento di pensiero, un salto culturale rispetto al discorso delle quote rosa che significa salvateci, tutelateci, ma poi perché? Cioè, in questa maniera le quote rosa sono anche facilmente attaccabili, diciamo. E poi il discorso della democrazia paritaria è un discorso che supera anche un separatismo un po' ideologico, anche un femminismo di altri tempi. Siamo oltre, diciamo, la società è cresciuta, le donne sono cresciute, possono diciamo, farsi valere per la propria identità che si manifesta in tutti i campi, nel lavoro, si potrebbe manifestare ancora di più, diciamo. Però nel lavoro, nelle amministrazioni, delle imprese, soltanto ecco, c'è bisogno di un ascolto maggiore forse da parte anche, mi viene da dire, e da parte anche di chi per esempio è a capo dei partiti, però questo nel PD abbiamo visto che è avvenuto un cambiamento, anche se forse potrebbe essere ancora più diciamo rapido, ma insomma, anche se mi viene da dire, scusate, ma tra i saggi non c'è nemmeno una donna, cosa di cui si è scusato anche il Presidente della Repubblica Napolitano. Ecco, concludendo, per non diciamo, rubare ancora più tempo, l'unica cosa che volevo ricordare una frase di Teresa Mattei, che tra l'altro è citata all'inizio del libro. Teresa Mattei è una delle donne che ha creato la Costituzione. Purtroppo è scomparsa pochi giorni fa, all'età di 92 anni, ma è stata la più giovane costituente e lei diceva, si è battuta sempre tantissimo per i diritti delle donne, e lei diceva che non ci può essere emancipazione, progresso della società se non c'è l'emancipazione della donna. Ecco, con questo concluso. Grazie. Allora, grazie Donatella. A questo punto tocca al nostro Federico che ci racconterà qualcosa di altrettanto interessante.
Buonasera a tutti, dico subito che per me è stato essere chiamato insomma, all'ultimo momento, comunque per me è stato un motivo d'orgoglio, perché il tema della laicità è, io sono giornalista da pochi anni, che ho affrontato praticamente quello che mi ha, cioè affrontare questo tema è quello che mi ha aiutato a crescere professionalmente, ecco, dal 2006 fino ad oggi, insomma da quando ho cominciato a collaborare con settimanale. Per cui ecco, adesso ci provo a raccontare come sì, forse come ho letto il libro di Marisa D'Amico e che cosa mi ha fatto, quali pensieri mi ha stimolato. Toccherò appunto un tema che mi sta particolarmente a cuore, Vicciarla ha accennato, ha già scritto un libro che è sempre pedofilia, e ovviamente diciamo così, c'è una piccola deformazione professionale che mi porta a guardare la società secondo una certa ottica. Ed ecco, dico subito, forse ecco, una piccola premessa, la parola laicità nella nostra Costituzione non sta scritta da nessuna parte, però la nostra Costituzione è probabilmente una delle più laiche esistenti al mondo, sicuramente ancora oggi una delle più progredite. Fatto sta che appunto da una trentina di anni a questa parte, appunto come diceva anche Donatella, è sotto continui attacchi, soprattutto il principio della laicità, tant'è che la Corte Costituzionale per 3 volte è stata chiamata a doversi esprimere su questo punto. E diciamo, sintetizzando proprio in maniera molto, molto spiccia, le sentenze dicono tutte e 3 che la laicità è un principio fondante del nostro Stato. Quindi su questo non dovrebbe discutere nessuno, ma c'è qualcuno che ancora oggi continua a discutere. Ecco, racconto, vengo al libro di Marilisa, insomma. Ogni anno a settembre si svolge a Londra la marcia di sostegno alla campagna per un'Europa laica. Nella capitale inglese migliaia di persone, in gran parte giovani e qualcuno anche meno giovane, manifestano per sensibilizzare le istituzioni europee e dei singoli stati ai temi della libertà di pensiero e religiosa, dei diritti delle donne in materia di aborto e contraccezione, per porre fine alle discriminazioni nei confronti delle persone omosessuali e ai privilegi di cui gode una religione in particolare e uno Stato in particolare. Mi riferisco alla religione cattolica, onnipresente in esclusiva nelle scuole pubbliche, non solo in Italia, e a Città del Vaticano, che è un vero e proprio paradiso fiscale incastonato nel vecchio continente. Se mai fosse possibile organizzare un evento così partecipato anche in Italia, oggi non è mai successo, a questi temi aggiungeremo la difesa della libertà di ricerca scientifica in biologia e genetica, la difesa della legge 194 sull'aborto dal dilagare di una sospetta obiezione di coscienza, parentesi, l'altro ieri la Corte di Cassazione ha condannato un medico obiettore perché si era rifiutato di prestare le cure a una donna che aveva abortito. Dunque, poi la richiesta di una legge sulle unioni civili, di una norma per il testamento biologico e non contro, qual è il disegno di legge Calabrò sulle dichiarazioni anticipate del trattamento, che era nato in Senato da anni. Un'altra richiesta potrebbe essere, appunto, l'ha accennato anche Donatella, lo smantellamento definitivo dell'imposta legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita, peraltro anche qui già duramente colpita da 5 sentenze della Corte Costituzionale e da 2 pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo per aver violato, appunto, perché viola appunto diritti umani, per come è stata scritta. Poi ci sono tutta una serie di interventi dei tribunali ordinari dal 2004 fino ad oggi che più volte appunto hanno sottoposto alla Corte Costituzionale la questione di illegittimità di alcuni di suoi. Nel 2010 la terza edizione della marcia londinese confluì nella manifestazione Protest the Pope, indetta contro la visita pastorale di Benedetto XVI, che proprio in quei giorni si trovava in Gran Bretagna. All'attuale Papa Emerito, oltre 20.000 persone contestavano sia l'atteggiamento, diciamo così, poco chiaro mantenuto nei confronti dei crimini pedofili compiuti da persone di chiesa durante gli anni in cui lui era stato a capo della Congregazione per la Dottrina della Fede, la vecchia Inquisizione,
sì, ed era cardinale, sia le inadeguate risposte che la Chiesa di Roma sotto il suo comando stava dando appunto nel 2010, che è stato proprio l'anno richiesto per il Vaticano per le questioni di radiofibrilla. La scintilla dell'indignazione di massa, quindi dei cittadini inglesi, fu il costo del viaggio, che era totalmente a carico dei contribuenti inglesi e ammontava circa 30 milioni di euro, 20 milioni di sterline, 32 milioni di euro. Se pensiamo che tra 8 per mille, sgravi fiscali e altri benefit pubblici, la Conferenza Episcopale incassa in Italia oltre 6 miliardi di euro l'anno, noi italiani saremmo autorizzati a organizzare almeno una manifestazione al giorno, così per sottolineare un po' questo stato delle cose. Se questo non accade, non vuol dire però che non ci sia una rivolta sociale in atto. Alcuni giorni fa è stato pubblicato l'ottavo rapporto sulla secolarizzazione in Italia, redatto da Critica Liberale, in collaborazione con CGL Nuovi Diritti. Un rapporto che Left ogni anno segue fedelmente, cioè abbiamo tra i pochi giornali che racconta appunto lo stato delle cose per quanto riguarda la secolarizzazione del nostro paese. Come negli anni precedenti, questo studio si è posto una domanda: quanto e come, cioè, i precetti della Chiesa Cattolica Apostolica Romana influenzano le scelte di vita quotidiana dei cittadini, facendo leva sul concordato, i patti lateranensi e l'articolo 7 della Costituzione. Prendendo in esame una raccolta di dati riferiti negli ultimi 20 anni, cioè dal 91 al 2011, i ricercatori dell'Osservatorio Laico hanno analizzato le modifiche nelle preferenze della società italiana rispetto a campi in cui l'influenza della dottrina cattolica è più presente, per valutarne la reale incidenza sulla vita quotidiana. Tale ricerca serve poi a misurare anche il radicamento della Chiesa stessa nella società attraverso la presenza delle sue organizzazioni e istituzioni, cioè scuole, seminari, parrocchie e diversi enti religiosi. Perché noi, se guardiamo, se accendiamo la televisione Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, eccetera, eccetera, sembrerebbe che la Chiesa sia ovunque. Dai dati che emergono dall'ottavo rapporto sulla secolarizzazione, ma anche dati precedenti, la realtà è ben diversa. Solo per fare un esempio veloce, gli indici relativi ai battesimi, le comunioni, i matrimoni concordatari, la frequentazione dell'ora di religione, la scelta dell'8 per mille e le offerte volontarie sono tutti in diminuzione. Sono anche in diminuzione le presenze in piazza San Pietro quando il Papa si affaccia alla finestra, ma le inquadrature sono tutte ben studiate. E questo accade da anni. Lo studio però restituisce l'immagine di un paese affetto, lo chiamano loro, da un santo paradosso. Da un lato c'è una società civile sempre più emancipata dal giogo della Chiesa e della sua dottrina. Dall'altro, complici le pressioni politiche delle gerarchie vaticane ed economiche delle gerarchie vaticane, troviamo le istituzioni pervicacemente impegnate a impedire ogni processo di modernizzazione che contribuisca a rendere definitivo il processo di separazione tra Stato e Chiesa. In una parola, appunto, laicità. Un momento significativo, mi riferisco alle istituzioni, in tal senso è rappresentato, quindi di remare contro, è rappresentato in epoca recente dall'agenda sulla bioetica dell'ultimo governo Berlusconi. Una delle ultime cose che fecero, lo fecero in agosto del 2011, quando tutti, più o meno tutti, erano al mare, la gente insomma si accorgeva poco di quello che accadeva nel palazzo. Berlusconi, tramite la solerte sottosegretaria alla salute, Eugenia Roccella, che più o meno tutti abbiamo sentito nominare, praticamente che ha fatto? Ha varato l'agenda della bioetica. È un documento orrendo che ristabilisce, scusate perché la parola, praticamente in 5 punti sacralizza la difesa della vita e vita, l'hanno scritto con la V maiuscola e tra virgolette, senza specificare vita umana, vita animale, vita vegetale, no, vita in generale, facendo tabula rasa quindi di decenni di conquiste scientifiche ricostruite e valorizzate in tutto il mondo, riconosciute e valorizzate in tutto il mondo. Questa agenda il governo Monti non l'ha mai ricusata. Una prova abbiamo avuta quando il ministro Balduzzi, ministro della salute Balduzzi, ha presentato ricorso contro la prima delle due sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che diceva appunto che uno degli articoli della legge 40, quello sul di
divieto di fecondazione eterologa, vado a memoria, appunto, violava i diritti umani. Il ministro Balduzzi ha presentato il ricorso, ovviamente l'ha perso. Allora, i risultati comunque, ecco, sono di queste politiche sono sotto gli occhi di tutti. Attacchi continui, appunto, come dice anche Donatella, alla legge sull'aborto e ai consultori, dico anch'io, dico anche perché diciamo, siamo nel Lazio e io vorrei ricordare le questioni liberate dalla, qui nel Lazio, appunto, dalla proposta di legge regionale firmata da Olimpia Tarsia, prima firma, centrodestra, che pretendeva di smantellare i consultori pubblici aprendo la gestione da parte dei cosiddetti movimenti per la vita, e che all'articolo 3 diceva così, citava proprio espressamente: la regione tutela la vita nascente e il figlio concepito come membro della famiglia. Il divieto, ok, tra le altre cose, appunto, un altro risultato di queste politiche, il divieto di fecondazione eterologa, appunto, sul quale nella notizia di ieri si dovrà pronunciare la Corte Costituzionale, perché il Tribunale di Milano, appunto, ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale proprio dell'articolo che fa riferimento al divieto di fecondazione eterologa. Quindi, oltre alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, c'è anche, ci sarà probabilmente la Corte Costituzionale, ed è, se non sbaglio, alla fine sarà proprio l'ultimo l'ultimo articolo che rimane della legge originaria di quelli contestati nei quattro famosi quesiti referendari del 2005. Poi c'è anche la feroce e insensata battaglia contro l'introduzione della pillola RU486 come metodo abortivo alternativo a quello chirurgico, è arrivata in Italia con soli 20 anni di ritardo rispetto a un paese lontanissimo da noi, la Francia, e addirittura 10 o 15 anni dopo la Cina, altri 20 anni, 18 anni dopo la Gran Bretagna, insomma, comunque una pillola testatissima in tutto il mondo, considerata dall'ONU un farmaco fondamentale. In Italia è arrivata solamente 2 anni, è stata messa in commercio solamente 2 anni fa, grazie appunto a certe politiche. E poi c'è anche l'atteggiamento dei farmacisti obiettori, che ancora non esistono a livello normativo, però c'è chi si definisce così, e sono quelli che si rifiutano di vendere in farmacia la pillola il giorno dopo, che è un contraccettivo per cui dovrebbe essere venduto, no? La legge 194 si occupa solamente dell'aborto, per cui la contraccezione non può essere sottoposta a appunto a obiezione di coscienza. E ancora poi, ultime due cose, ricordiamo la grottesca e statica istituzione della giornata nazionale degli stati vegetativi in concomitanza con l'anniversario della fine di Vala Englaro, sempre firmata dalla Roccella questa giornata pensata. E poi c'è la schedatura governativa delle pazienti che ricorrono alla procreazione medicalmente assistita, che fu inserita di nascosto nel 2011 tra le pieghe del decreto mille proroghe, che era un volumone di roba incredibile, e fu scovato dal senatore PD Ignazio Marino, si accorse che c'era questa cosa e riuscì a stopparla. Ecco, ciascun capitolo di questa dolorosa storia parla di un potere politico sempre più distaccato dalla società, che dovrebbe rappresentare, e di una continua minaccia alle salvaguardie di diritti civili fondamentali, salute, privacy, autodeterminazione, diritti poi comunque riconosciuti dalla Costituzione, tra le altre cose. E parla di due vittime in particolare, le donne e il principio costituzionale di laicità dello Stato. Ecco allora, a mio modo di vedere, l'importanza di un saggio come quello firmato da Marilisa D'Amico, che non si limita a mettere dei punti fermi, in un certo senso io lo definirei anche un documento storico, cioè fa un riassunto di 15-20 anni di storia tragica del nostro paese, mette un punto e fa delle proposte. E ricostruisce quindi, appunto, in maniera sintetica ed efficace la storia, facendoci comprendere come siamo arrivati a questo punto. Perché, ecco, scrivere sul giornale, sul settimanale, è un cimento continuo, però ovviamente il lettore dovrebbe pure lui stare sempre appresso a certe cose. Il libro sintetizza tutto quello che abbiamo raccontato in questi anni in maniera egregia. In particolare l'attenzione della D'Amico è focalizzata appunto su quattro principali questioni che legano laicità e diritti negati delle donne: la legge 194, la legge 40, il multiculturalismo e la democrazia rappresentativa.
non mi ci fermo perché mi soffermo perché Donatella ha già toccato ampiamente questo punto. L'autrice tratteggia anche il quadro delle condizioni necessarie, appunto da costituzionalista, affinché uno Stato possa dirsi veramente laico, dotandosi di una legislazione quindi non invasiva sui temi cosiddetti eticamente sensibili, che non assolutizzi, cioè un punto di vista appunto a scapito di un altro, e soprattutto, e qui pure questo è un punto che a me preme particolarmente sottolineare, un'effettiva adesione delle leggi ai dati reali dei fenomeni sociali che si intende normare. Nel libro l'autrice riporta il caso della Germania, dove appunto quando si è allargato lo scollamento tra i dati, cioè tra come la società viveva certe situazioni e quello che invece erano le leggi che lo Stato, di cui lo Stato si era dotato, è successo il disastro. E qui da noi, appunto, se ritorniamo a pensare al rapporto sulla secolarizzazione, che è un rapporto privato, insomma, quindi non c'è un'istituzione pubblica in me che ancora se ne occupa di verificare certe cose, appunto, c'è un, diciamo così, una società che va a una velocità e chi la dovrebbe rappresentare che ne va fa un'altra. L'Adamico conclude con un'indagine e con le considerazioni sugli effetti che la perdita della tenuta laica del nostro ordinamento ha prodotto sul tessuto sociale, incidendo in particolare appunto sui diritti delle donne. In definitiva, quello che il suo libro La città e donna ci restituisce non è solo una preziosa panoramica degli elementi che migliorerebbero la condizione femminile, che rivelano perché uno Stato italiano più laico migliorerebbe la condizione femminile, ma anche perché viceversa una maggiore presenza delle donne nelle nostre istituzioni renderebbe queste istituzioni più laiche, quindi al passo con i tempi, in sintonia con le esigenze di tutti i cittadini. Appunto, come ha concluso anche Donatella, ci siamo anche noi. Grazie Federico. Io soltanto, ecco, prima di passare la parola a Stefa, mi volevo leggere sempre per, insomma, cercare di darvi uno spaccato più ampio possibile del libro, poche righe che sono contenute nella premessa di Marilisa D'Amico, che ci racconta che, ecco, queste sono le parole: mentre mi accingevo a scrivere questo libro, mio figlio Piero ha fatto la seguente osservazione: non riesco più a credere in Dio, da piccolo mi sembrava esistesse, ma adesso vedo solo il Papa in televisione e mi sembra un opinionista, dice quello che pensa sull'Iran, sul terremoto, sull'aborto, ma non dovrebbe essere il pastore delle anime? Perché si occupa di quello che succede in Italia e nel mondo? Questo soltanto, ecco, vi volevo leggere questo per riagganciarvi un pochino a tutto il discorso che Federico ci ha fatto. Allora, adesso a questo punto passo la parola a Stefa che ci racconterà qualcosa. Buonasera a tutti, io ringrazio Licia per questa opportunità anche di aver conosciuto Donatella e Federico. Ed ho forse rispetto, soprattutto a Licia, la fortuna di aver incontrato e aver discusso spesso con Elisa D'Amico, costituzionista che è stata invitata più volte alla Camera e che ci ha anche aiutato a contribuire a migliorare alcune delle nostre conversazioni. E credo che questo libro rappresenti non solo una panoramica, come è stato detto, di 15 anni di storia dal versante giuridico, ma soprattutto in un libro scritto da una donna che è anche impegnata. Cioè, la differenza non è da poco, è tutto evidente, perché Marilisa sa benissimo che nella giurisprudenza, per averla vissuta sia come avvocato o come ordinario di diritto costituzionale, è stata quella che in alcuni momenti decisivi ha contribuito a rafforzare elementi di progressività del diritto per le donne, in altri momenti è stato proprio grazie al diritto, soprattutto alla Corte Costituzionale, che ha superato in avanti i limiti della politica. Io credo che questa è una lettura che noi dovremmo fare molto attenta del libro, sarebbe anche opportuno che riuscissimo a divulgarlo anche attraverso le nuove generazioni, non per un atteggiamento paternalistico, ma perché l'idea che dobbiamo riuscire a trasmettere è che il diritto non è qualcosa di astratto. Il diritto è tanto più efficace, tanto più vero, quando è in sintonia con i mutamenti reali della società. Altrimenti è semplicemente lo strumento con il quale
ci si avvinghia dentro dei ragionamenti molto astratti, a volte sofistici, ma così lontani dal mutare le condizioni di vita delle persone. E la panoramica ha un altro elemento, secondo me, molto positivo, non so se sono d'accordo, perché tiene insieme diritti sociali, diritti dell'individuo, dell'individuo persona, e poi li lega al grande tema del quale senso della democrazia alla soglia del terzo millennio. Ed è un filone unitario di ragionamento, non di spezzettamento, ma unitario, perché il tentativo che l'amico cerca di fare con questo libro è di dire: forse abbiamo bisogno di far fare un cammino in avanti verso maggiori diritti, ma che non sono più i diritti delle singole persone, ma li dobbiamo chiamare diritti umani, che è l'altra grande categoria con la quale oggi noi siamo chiamati a fare i diritti. E quindi il diritto umano diventa il diritto che è leso nella storia politica degli ultimi 15 anni e che ha avuto la doppia valenza di violare un diritto inviolabile della persona, dell'individuo, e proprio perché umano ha colpito in maniera così fortemente, quasi scientifica, l'aspetto della soggettività femminile dell'uomo. Quindi io l'ho trovato un libro molto prezioso da questo punto di vista, e dice anche però come dobbiamo riaffrontare questo tema, non in difesa ma in attacco, e cercare da subito di mettere alcuni parenti, questa volta in una stretta alleanza con un diritto più avanzato. Perché la vicenda, soprattutto, che lei dedica alla legge 40, che è l'ultima in ordine di tempo di questa violazione, che sta al centro del ragionamento, è il frutto di una mutazione nel clima politico di questo paese, che, come ricordava Donatella all'inizio, vede una Costituzione, lo ricordava anche Federico, dove non è mai scritta la parola laicità, ma il cui contenuto di quella Costituzione è un contenuto fortemente laico, perché le componenti che l'hanno costruita hanno trovato la forza in valori da condividere, perché la Costituzione è tanto più importante quando è una carta, qualcuno diceva gli occhi presi, lo diceva Caleb Andrei, deve essere una Costituzione che dura nel tempo per essere un elemento che unisce le persone. E perché non è usato la parola laicità? Perché il frutto di un incontro di culture diverse ha determinato articoli della nostra Costituzione, soprattutto della prima parte, dove non c'è la preminenza di una cultura rispetto all'altra, ma il tentativo che era teso a pensare a chi quella Costituzione la doveva leggere e doveva vivere in uno Stato che doveva essere pacificato dopo i drammi del fascismo. E per questo questa Costituzione ha nel proprio, direi quasi nella sua natura, questo elemento di laicità. E la laicità non è solo un metodo, è un criterio interpretativo della laicità. E lo si fa come tipo di approccio quando allo Stato viene riservata la facoltà di fare le leggi, al governo, e i governi devono fare delle leggi che rispettino l'orientamento dei cittadini, non che impongono. Quando avviene il cambiamento di questa operazione, noi siamo di fronte nemmeno più tanto a uno Stato non laico, ma siamo alla fine della convivenza civile dello Stato. E la vicenda della legge 40 aveva questo limite, quello di pensare che di fronte ad un dramma che era un dramma sociale, perché la procreazione legalmente assistita nasceva dal fatto che le infertilità, soprattutto delle donne, statisticamente dimostrato dal fatto che ormai il primo figlio arriva intorno a quasi 39 anni, e le donne, man mano che si allunga l'età del primo figlio, molte donne, molte coppie non riescono ad avere più figli. Nasceva quindi da una voglia, da un atto non di egoismo ma di amore, a costruire le condizioni per una coppia ad avere un figlio che non aveva potuto avere naturalmente. Noi siamo stati capaci di fare da questo spirito, giusto, quello di un atto potere, l'idea di compiere una legge che doveva nascere con un unico obiettivo: diventare una sorta di martirio e di scala di ostacoli da frapporre a questo desiderio di maternità e di paternità,
pensandola invece come una legge fatta di lacci e lacciuoli, con l'unico obiettivo che non si doveva impedire la possibilità che quest'atto d'amore venisse consacrato come atto d'amore, ma diventava l'atto dell'egoismo, dell'egoismo della volta del padre o della volta della madre. E a testimonianza di quello che dico, era la follia di decidere che tutti gli embrioni fecondati andavano obbligatoriamente messi nel corpo della madre, e che se dentro l'analisi del preimpianto, che è oggettivamente un diritto che tutte le donne, come dire, in condizioni naturali possono fare, si fa con l'amniocentesi, ad esempio, veniva negata quella coppia che usava un'infezione assistita, ed era un atto in qualche modo di colpevolizzazione da un lato e dall'altro di questa idea molto voluta dalla Roccella della cosiddetta sacralità. E quella legge è stata smontata, quella è una legge che io credo, se noi auspichiamo, ancora auspichiamo, la nascita di un governo, dovrebbe essere il primo atto che il Parlamento fa di abolire quella legge e di ripensare ad una legge dove lo Stato, come dire, interviene in maniera lieve su queste vicende, e lo fa per aiutare e non per diventare il nemico di un desiderio. Non c'entra nulla invece il laicismo, qui c'entra un problema di diritti, e su questo l'Avvenuto credo che ha scritto forse le pagine più belle del libro, anche quelle più emotivamente sentite. E quindi ha ragione Federico quando dice, noi siamo rimasti, cioè io lo posso dire, lo so, avevamo chiesto espressamente al ministro Balduzzi di non fare il ricorso, perché quel ricorso era infondato. Non è che l'ha fatto perché la legge, come dire, la famosa agenda della Roccella è ancora, non è stata ricusata dal governo, ma perché lì, anche lì, scatta un meccanismo in cui l'idea che una legge su quale la Chiesa è intervenuta pesantemente, ed è intervenuta pesantemente con quell'idea che abbiamo visto operare nel referendum, come dire, dell'idea di non partecipare, di una politica attiva, non andare a votare il referendum, non il referendum è stato perso per mancanza di quorum. E lo faceva nel momento, l'ha fatto questo intervento anche la Chiesa, perché c'è un elemento che io credo che dovremmo un po' riflettere. La religione, così anche come determinato dagli articoli 7 e 8 della Costituzione, compresa la libertà religiosa, hanno sempre affidato alla religione uno spazio privato. Cioè io sono, soprattutto se sono in politica, se sei un credente, io ti rispetto, ma non è che l'essere credente o avere una fede religiosa è il prius rispetto al tuo agire politico, perché questo esattamente porta a questo obbrobrio. Mentre lì l'idea era invece che la religione assumeva sempre più spazi pubblici, e nello spazio pubblico non c'è semplicemente quello che compete al magistero della Chiesa e a chi a quel magistero corrisponde nella sua carica di credente, è il pensare che da quel magistero possono venire principi che riguardano tutti i cittadini. Questo che noi dobbiamo assolutamente combattere ed evitare, perché in quel momento si è pensato bene che intervenire in quel modo con la legge 140, il vero obiettivo non era la legge, era la 194, perché era un modo attraverso il quale si metteva in discussione forse il più grande, mi scuserete se uso questa espressione un po' forte, il vero principio rivoluzionario di quella legge, che era l'autodeterminazione della donna nella scelta e nella scelta del suo corpo, e dentro quel corpo voleva impedire un'eccessiva medicalizzazione, cioè un uso, come dire, anche della scienza sulla quale, come dire, le donne hanno molto da dire, molto da riflettere, ma questo sarà il prossimo libro che forse dovremo affrontare. E quindi questo è stato il frutto di questo elemento, e questo violava una serie di principi, compresa la questione del diritto alla salute, ma insomma chi leggerà il libro, come dire, avrà questa facilità, perché il libro poi è anche molto facile perché è dispersivo. A me mi interessa arrivare al punto, come dire, quasi conclusivo, dove Madilina dice bene, tutto questo, come dire, è intervenuto in questo modo sulla legge 40, lì non abbiamo avuto una magistratura mica, abbiamo tranne i tribunali, e qui c'è l'inversione, cioè una magistratura che frena
gli avvocati dei tribunali, sono stati tanti i tribunali, sono le donne soprattutto che hanno subito questa difficoltà, cioè hanno, si sono rivolte e poi i tribunali hanno emesso delle sentenze che sono andate al TAR e che sono stati l'oggetto adesso di interventi molto più diretti. Perché lo facevano i tribunali e le donne? Perché lì c'era l'elemento più forse vero di che cos'è il diritto, perché gli avvocati sapevano benissimo che quella legge aveva messo un altro elemento lesivo dell'eguaglianza dei cittadini, anche in una legge così cattiva verso le donne, quello che anche nella procreazione assistita non siamo tutti uguali, perché chi aveva la possibilità di denaro è andato nei paesi esteri a fare la fecondazione, non solo come dire eterologa, ma anche quella per avere un solo impianto di embrione e non i tre obbligatori della legge. E in dentro questo elemento di ineguaglianza c'è ancora il secondo aspetto che dice Marina, il bilanciamento e la ragionevolezza della legge, sono termini giuridici che soprattutto i costituzionalisti usano quando devono dire di salvaguardare un diritto e che quel diritto deve essere compenetrato da altri principi che lo controbilanciano. Interessa anche del medico che non vuole, oppure del medico che può consigliare. Tutto questo non c'è stato. E questo è stato, come dire, il punto sul quale io credo noi dobbiamo ancora intervenire ed avere una sorta di alleanza anche in questo mondo giuridico. Perché in un paese le riforme si fanno certo sulla spinta di una forte soggettività dei movimenti, ma quelle riforme sono essenziali, possono diventare l'elemento che cambia il paese con alleanze anche con chi in questa situazione può essere, come dire, d'aiuto nel costruire una nuova mappa di valori e di nuove categorie. Questo atteggiamento invece amichevole verso le donne, noi l'abbiamo avuto sul dato della rappresentanza. E il dato della rappresentanza, così come la descrive la Danico, è molto preciso. Donatella all'inizio ha detto che titolava, credo, un settimanale Left, le quote, se sono quote fioriranno. E la vicenda delle quote nella rappresentanza politica è stato un tema a lungo discusso anche nel movimento delle donne, se era giusto, se erano panda, se servivano, se non erano un elemento, come dire, di eccessiva tutela per poche, non per tante. E le quote nascono anche lì, però le quote sono nate dentro un meccanismo di superamento, si chiamano quote perché dovrebbero essere lo strumento con il quale tu cambi i meccanismi e poi una volta raggiunto l'obiettivo le quote dovrebbero esserci. Siccome questo è il paese nel quale, come dire, tu, gli obiettivi non si raggiungono mai, rimangono indefiniti nel tempo, è evidente che, come dire, che sulla vicenda delle quote c'è stata una lunga battaglia. La prima volta che si è messa nella legge tema di elettorale la questione delle quote di eleggibilità, non di presenza delle liste, di eleggibilità è stato un sistema definito legge Mignani, quello del Mattarellum, che prevedeva una quota del 25% proporzionale, in cui si fece la proposta dell'inserimento dell'alternanza uomo-donna che determinava ovviamente l'eleggibilità. La Corte Costituzionale disse che bocciò quella decisione. E la bocciò sulla base di un ragionamento che è ancora presente in una larga parte della giurisprudenza sulla neutralità della rappresentanza. Cioè, la rappresentanza è neutra e quindi, cioè, io devo fare in modo che il cittadino che elegge, che decide e sceglie, non gli devo dare il risultato precostituito. È stato, se si direbbe, tanta acqua sotto il fiume. E siamo arrivati, la faccio con il cielo perché altrimenti sarebbe, faccio il secondo libro con un amico, arriviamo invece al punto in cui la giurisprudenza supera la politica e lo fa sulla legge 49 della Costituzione della Campania, sul ricorso fatto dalla Regione Campania che introduceva per le elezioni dell'ultimo Consiglio regionale la questione della doppia preferenza, la quale non precostituiva ma dava l'opportunità al cittadino che se aveva intenzione di dare due preferenze le doveva dare ovviamente diverse, un uomo e una donna. Che cosa era innovativo in quella sentenza? Che quella opportunità riconosceva un dato di realtà che spesso la stessa politica non riconosce, che la realtà è fatta di uomini e di donne,
e che la rappresentanza politica non può avvocare a un solo genere l'insieme e la complessità di un'intera società. Cioè quello che per molte di noi nella vita quotidiana è quasi normale, vedeva invece, vede ancora oggi nella politica e nei ritardi anche strutturali che su questo ci sono, questo elemento di sfida. L'approvazione di quella legge in campagna ha determinato, come dire, il fatto che si è passato improvvisamente da 2 donne elette in consiglio regionale in campagna a 18 donne elette in consiglio regionale della campagna, per cui a noi è nata subito l'idea che dovevamo trasferire quel meccanismo nei consigli comunali, perché i consigli comunali sono il livello più vicino ai cittadini e dove il meccanismo della preferenza unica, nei sistemi elettorali la preferenza unica è quanto forse di più barbarico possa esistere anche all'interno delle stesse formazioni politiche, perché costruisce e formalizza i consensi nei modi più strani possibili, perché sono diventate molto costose le campagne elettorali a preferenza unica e soprattutto nei grandi comuni questo aveva determinato l'assoluta impossibilità per le donne di accedere all'eleggibilità, non perché non sono radicate, ma perché il meccanismo sia del consenso che del corpo della campagna elettorale sono diventati proibitivi. Vi faccio un solo esempio per dire che non stiamo raccontando stupidaggini, ma per essere eletti consiglieri comunali in una circoscrizione di Roma, che certo conta quasi 250.000 abitanti, ma ci vogliono quasi 80.000 euro di spesa di impegno elettorale. Voi capite bene, per un consigliere di municipio, non un consigliere comunale. Oppure, che il meccanismo non funziona, l'ultima vicenda del Consiglio regionale del Lazio, dove la liste del mio partito, cioè del partito a cui appartengo, tutti non eleggono nemmeno una donna, come era già avvenuto nella precedente Consiglio comunale. E quindi abbiamo detto, proviamo nei consigli comunali, perché nei consigli comunali proviamo a immettere un meccanismo che, proprio perché è fondato sull'opportunità di dare al cittadino questa possibilità di dare due preferenze, meccanicamente noi non avremo più quella vergogna, così come la chiamo io, della solitudine numero uno delle assemblee elettive, perché se voto due preferenze noi avremo probabilmente, come dire, consigli comunali con tanta più presenza delle donne e quindi da quel punto di potere iniziare una battaglia di cambiamento anche culturale, che credo sia l'altro elemento su cui anche la linea insiste, non solo sul versante del multiculturalismo, ma complessivamente, come dire, come atteggiamento per dare senso ad una proposta. L'iter della legge, la legge è stata approvata in terza lettura, abbiamo fatto 3 letture, è partita dalla Camera, abbiamo tremato per una vicenda che si è sempre ripetuta ogni volta che si parla di donne, di dare, come dire, di mettere questo elemento di possibilità in più, che ci fossero ben 32 maschietti in maniera trasversale nella richiesta del voto segreto, perché il voto segreto in genere copre tutte le vergogne anche della democrazia italiana. Questa cosa l'abbiamo sfruttata, è passata, è andata al Senato sono state fatte delle modifiche, ovviamente la legge a quel punto è diventata una legge che abbiamo cercato di costruire in modo paziente, come fosse solo le donne sanno fare, se non potete dire, paziente, un consenso che non fosse la bandierina di una singola gruppo politico, perché altrimenti non ci saremmo riusciti. E quindi è evidente, non è la legge identica a quella che io ho presentato, come dirà, subito delle modifiche, ma perlomeno abbiamo ottenuto che dai prossime elezioni amministrative i comuni sopra i 15.000 abitanti avranno la possibilità di votare con la doppia preferenza, con un obbligo in più, che spesso, come dire, non si dimentica, che nelle liste c'è la norma antidiscriminatoria che vale per tutti i partiti e non è affidata ai singoli partiti che mettono il 50% nelle liste come il PD e qualcun altro può mettere anche lo zero, ma che sono obbligati ad avere liste con almeno del 40% di donne, con la possibilità della doppia preferenza nelle questioni, come dire, sopra i comuni sopra i 15.000, mentre per noi valeva per tutti i comuni, l'esclusione di quelli sotto i 5.000,
ma era evidente, come dire, che quello è stato un punto con il quale siamo riusciti a riaverla dal Senato e quindi l'abbiamo approvata alla Camera quasi all'unanimità, e credo sia questo il punto per cui queste donne un po' così tignose hanno cercato di coprire un vulnus della democrazia italiana. Io ci tengo molto a questo. La nostra Repubblica è molto giovane, in fondo sta quasi 60 anni, insomma, diciamo, una signora di media età, la nostra Costituzione. Però quando è nata con un vulnus nei confronti delle donne, perché quando le donne sono state ammesse al voto la prima volta, potevano votare, ma non potevano essere elette. E allora noi dovevamo rispondere a questa idea e quindi segnare anche questo percorso lento ma di affermazione costante di una linea progressiva dell'affermazione dei diritti. Adesso noi non ci possiamo fermare qui. Noi abbiamo bisogno di dire, ed è l'ultima parte su cui per cui mi soffermo, che adesso occorre la democrazia paritaria. E la democrazia paritaria, come la laicità, deve essere il criterio con la quale si informano tutte le politiche. E quindi non è solo più un dato quantitativo della democrazia, ma è la qualità della democrazia. Perché una democrazia che pensa a questioni economiche e le pensa solo in termini maschili è una pessima democrazia. E le migliori economiste, da Nussbaum, eccetera, che sono donne, sono quelle della cultura dell'India, cioè di questo continente che, come dire, avanza in maniera prepotente, ci dicono che i migliori risultati in quelle realtà avvengono ad esempio sul filone del microcredito, che è una norma economica utilizzata in maniera straordinaria dalle donne. Allora, se c'è un elemento che posso dire a termine, una cosa che diceva l'Adamito, questo è il tempo dove mentre difendiamo i diritti, quei diritti oggi devono far parte di questo insieme che costituisce una nuova frontiera dei diritti umani e della qualità della democrazia del terzo millennio. Sta molto a noi, ma io credo che noi siamo in grado ancora di poter affrontare con determinazione. Si sente, sì, scusate. E a questo punto, non so, noi avevamo pensato anche a uno spazio per domande, per interventi, non so se c'è qualcuno che dal pubblico vuole dirci qualcosa. Sì, certo, certamente chiederemo. Sì, ecco, insomma, stavamo già progettando un prossimo incontro. Ecco, c'è un... Io volevo chiedere, mi è venuta in mente questa cosa, sentendo appunto della sentenza della Corte Costituzionale sui fatti della neutralità. Allora, se la laicità prevede come fatto suo costituzionale una neutralità, questo libro propone sicuramente la laicità come concetto, perché se tutela maggiormente l'identità femminile, nella società un medico è un medico, un avvocato è un avvocato, non si chiede se lei è uomo o donna. Quindi da un certo punto di vista la Corte Costituzionale laicamente ha ragione. Invece questo libro propone un superamento del concetto di laicità. Esattamente il contrario. E non lo so, però in senso positivo io la intendo, cioè nel senso che se l'identità femminile è stata sempre negata. Possiamo interrompere? Sì. Perché il contrario? Perché proprio perché lei è convinta che il metodo della nostra Costituzione deve essere un metodo laico, lei fa un'analisi dove il diritto, cioè proprio per le donne, si è tentato di superare la laicità,
perché quando fa gli esempi sulla legge 40-194 è esattamente il contrario di uno Stato laico, perché si è tentato di intervenire con l'idea di dare una morale, di dare un esempio. E quindi mentre noi facevamo la legge 194, lo statuto del Lazio diceva che tutelava l'embrione, cioè la Lombardia costituiva i cimiteri. Quindi è del tutto evidente che lei dice la laicità è donna, non perché c'è un valore assoluto dell'essere femminile per essere laica, ma che sui diritti delle donne la laicità è stata messa in discussione, come dire, da leggi o da comportamenti politici che non vogliono riconoscere invece il portato di laicità insito nell'affermazione del diritto. Quindi questa è la risposta, non perché c'è la preminenza che la laicità è donna per questo, sono l'essere portatrici di diritti che determina questo. No, poi volevo aggiungere una cosa a proposito del legislatore, volevo aggiungere una cosa a quanto aveva detto Federico, che però rientra in questo discorso del legislatore. Federico diceva giustamente che in questi 15 anni abbiamo visto uno scollamento tra chi fa le leggi e la società, quello che vive veramente la società. Non solo, Marilisa dice che lo scollamento è avvenuto anche proprio rispetto alla scienza, al ruolo della scienza. Cioè dice proprio qui, dice l'altro punto decisivo per uno Stato laico riguarda il ruolo della scienza e il modo in cui il legislatore deve legiferare su materie per le quali è necessario affidarsi agli scienziati del progresso scientifico. Ecco, speriamo che nel prossimo governo, quale che sia, insomma, cioè questo dettato ci sia, cioè questo pensiero di il legislatore non deve imporre un problema, ma deve anche valutare, vagliare, sentire non solo il polso della società ma anche quello degli scienziati su certe materie così delicate. Io sono un'operatrice della sanità, vengo per questo. E innanzitutto vi volevo ringraziare per l'operazione importantissima che state facendo di informazione, di conoscenza su certi temi di cui secondo me si parla ancora troppo poco. E poi volevo fare due considerazioni. Io ho lavorato per anni in un servizio di interruzione di gravidanza e ospedaliero, quindi ho un'esperienza proprio diretta. E per anni, per fortuna, sono potuta intervenire, sono una psicologa, sul vissuto delle donne che pensano che pur affermando un diritto di scelta, quanti figli, se è il momento, se se lo possono permettere, se c'è una situazione psicofisica, anche con problemi a volte anche di salute fisica, non potevano portare avanti alcune gravidanze, mi è capitato spesso. Ho potuto lavorare su liberare le donne dai sensi di colpa dell'interruzione di gravidanza, per dare all'idea che un embrione è un feto, è un bambino. Di fatto, per fortuna, le conoscenze scientifiche ci hanno potuto dare degli strumenti che affermano che non c'è nessuna formazione di sofferenze e di pensiero nell'embrione e nel feto, soprattutto nei primi mesi di gravidanza e soprattutto prima della nascita. Per cui io scientificamente potevo affermare alle donne che non c'era un problema di cattiveria, di aggressività, di violenza contro l'embrione e contro il feto, perché avevo studiato in questa direzione, per fortuna, e vi sto parlando anche di più di 20 anni fa. Per fortuna le scoperte scientifiche, sia psicologiche, psichiatriche, sia biologiche, hanno confermato nel tempo la criticità di tutto questo. Prima di 23-24 settimane non c'è nessuna possibilità di sopravvivenza del feto al di fuori del liquido amniotico, quindi neanche l'incubatrice. Quindi noi abbiamo lavorato grazie a degli strumenti di conoscenza scientifici. Una domanda, è poco ancora diffuso una conoscenza e un lavoro laico in questa direzione? Le donne sono poco informate, la politica è poco informata
e quindi va bene fare questa operazione continua di confronto. Seconda domanda, si parlava più di 20 anni fa del pillolo, che non è una cosa femminista, era una cosa che era una sperimentazione fatta da anni su uomini per non avere una fertilità grazie a questo pillolo che si prendeva una volta al mese, che non dava conseguenze per la salute. Si è completamente fermata la sperimentazione, che era stata portata a un buon livello ed era una cosa che interveniva a favore delle donne, perché tante volte le donne sulla contraccezione e sulla 194 sono un po' tartassate. Ci vorrebbe un ginecologo, ci vorrebbe un ricercatore. A che punto siamo nella ricerca in questo senso? Perché secondo me se ne parla troppo poco. Volevo dire questo. Non lo so se tra il pubblico c'è qualcuno prima dell'inizio del governo Monti era stata votata la Camera, l'abbiamo votata. Adesso che cosa è stato votato? Nulla adesso. No, non ho capito, cosa stiamo votando, le commissioni, vogliono fare le commissioni, non ho capito. No, c'era una. Hanno fatto forse un disegno di legge, stavano depositando, Sandra. Questa è una legge approvata nel novembre. Dicembre del 2012 in maniera definitiva, è stata pubblicata in Gazzetta. È entrata in vigore il 26 dicembre. Il 26 dicembre. Peraltro non hanno votato perché non era stata accolta una loro proposta. E peraltro quando l'ho detta era anche condivisa. Volevo sapere perché non era stata. Anche questo Sandra oggi, guarda, noi oggi non stavo in aula, non c'era aula, quindi non ho idea. E poi ce lo vediamo. Non stava perché la proposta che facevo era siccome non era stata accolta questa loro richiesta, avevano portato così era scritto, poi la parola. Sono ancora altre domande? Allora, abbiamo qualcosa. Una cosa al volo, ma velocissima, a proposito della cultura e dell'informazione. La cosa che diceva la psicologa è molto importante perché, secondo me, vabbè, noi lo facciamo, però insomma, bisognerebbe che anche i grandi quotidiani dedicassero molto più spazio al problema dell'informazione e anche della prevenzione, perché non si fa assolutamente informazione sulla contraccezione. Ora non so il pillolo a che punto è, no, però esatto, esiste la contraccezione femminile e esiste la possibilità per una giovane di potersi cautelare rispetto al problema dell'interruzione di gravidanza, quindi bisognerebbe spingere ancora di più. Non so se il governo futuro potrebbe fare qualcosa anche in merito proprio per favorire questa maggiore cultura e conoscenza della contraccezione, che secondo me è anche un aiuto proprio per la sessualità, per il rapporto anche tra gli uomini e le donne. Domande? Sì, ma no, ecco, qua passo di nuovo la parola a Federico. Una cosa mi veniva in mente adesso, Donatella ritornava sul discorso dell'informazione ed è il fatto legato a quanto effettivamente il mio non è un pallino fisso, però è qualcosa che viene molto anche da quella che è l'esperienza delle persone che hanno la mia età. Quanto proprio nel nostro diciamo nel nostro sistema anche culturale l'ingerenza
continua purtroppo della Chiesa e della religione ha fatto in modo che anche lo stesso pensiero insomma venisse in qualche modo influenzato in un determinato modo che non è assolutamente poi quello appunto che dovrebbe essere consono ad un pensiero culturalmente libero, insomma nel senso più profondo del termine. E non so, quindi... Dunque, dico una cosa, riprendo ecco, la nostra situazione giusta di Donatella, faccio un esempio di quello che stava dicendo lei, cioè di che cosa significa in questo momento in Italia il rapporto tra le istituzioni e la ricerca scientifica, e che secondo me poi porta anche chiaramente a un discorso di scarsa cultura scientifica nelle stanze del potere, in questo modo. E nel 2009 allora era ministro della salute Maurizio Sacconi, poi è diventato ministro del welfare, c'era sempre, aleggiava la figura dello Stato del genere Cella, emise un bando per assegnazione dei fondi alla ricerca sulle cellule staminali. Dunque, su questo bando ammetteva appunto i bandi di ricerca, tutti i bandi di ricerca, purché non ci si occupasse della ricerca sulle cellule staminali e embrionali. Contro questa decisione assurda, è come se, come dire, che ne so, la Presidenza del Consiglio mette un bando per una gara per l'acquisto di automobili italiane, ma emette dal bando tutte quelle che però non si chiamano Ferrari. Perché Ferrari? Perché in Italia noi abbiamo dei centri d'eccellenza per ricerca sulle cellule staminali e embrionali, in particolare a Milano, dove lavora la dottoressa Elena Cattaneo, la professoressa Cattaneo, che a livello mondiale è una, come dire, la numero uno per quanto riguarda appunto la rappresentanza femminile di scientifica in questo campo. La professoressa Cattaneo ha ovviamente si è opposta a questa decisione, ma ha perso sia il ricorso al TAR che l'appello al Consiglio di Stato, perché la risposta di entrambe le sentenze è stata questa, cioè in entrambe le sentenze è stata questa, che non poteva essere lei ad appellarsi contro la decisione del ministro Sacconi, ma doveva essere la sua università. Quindi ecco, questo è un punto di cui si è occupato in settimana letta in particolare, e molti pochi altri. Anche qui vengo, mi riaggancio al discorso che faceva Alice, cioè manca oltre a una cultura scientifica a livello istituzionale una cultura della divulgazione scientifica nel mondo dell'informazione in Italia. E qui forse ecco, faccio una domanda a Maria Teresa, la questione culturale che tocca quindi non solamente la questione culturale. Ecco, faccio un altro esempio. In questi giorni è uscito un mese scorso un libro per Chiare Lettere che si occupa del livello di istruzione in Italia, e c'è un dato assolutamente agghiacciante che viene definito l'analfabetismo di ritorno. Colpisce, riguarda circa il 70% degli italiani. L'analfabetismo di ritorno è quella cosa secondo cui appunto il 70% di noi cittadini italiani non riescono a comprendere fino in fondo il senso compiuto di una frase di media difficoltà. Quindi che cosa allora, da una parte abbiamo appunto una popolazione che non comprende un certo tipo di messaggio, che può essere appunto quello del divulgatore scientifico o del giornalista a sua volta magari non tanto capace di raccontare in maniera chiara e sintetica, come invece ha fatto Maria Teresa in questo libro, determinate cose. Dall'altro ci sono delle istituzioni a cui manca la cultura scientifica, la cultura appunto, ma anche medica, di questo si è parlato praticamente questa sera. Come si può, che cosa bisogna, qual è la soluzione a questo? A questo ulteriore caso, questo dato, questo problema. Non è che provo a dare una soluzione, perché non provo a ragionare.
Allora, diciamo che per quanto riguarda le questioni che noi abbiamo un po' discusso questa sera, che riguardano più gli aspetti dell'intervento anche dell'operatrice, le leggi in Italia ci sono, spesso si aggirano, perché questo livello della prevenzione e della conoscenza passava contestualmente all'affermazione della legge 194 con l'istituzione dei consultori. Consultori che sono, che nella divisione dei compiti tra Stato e Regioni è diventata una materia tutta regionale, sono stati completamente definanziati, e quindi noi abbiamo dei consultori che non svolgono più la funzione per cui sono nati. E il tentativo sbagliato molto di alcune di queste proposte ideologiche è stato quello di pensare che i consultori, insieme a quelli pubblici, dobbiamo mettere quelli privati, e dove nei privati la figura centrale deve essere il dissuasore. È un po' la proposta d'Arce di contatto. Quindi io credo che noi dobbiamo riprendere invece in mano l'idea che i consultori, il luogo pubblico per eccellenza, devono essere il luogo certo di informazioni, ma sono anche quel soggetto che può entrare nelle scuole, così come prevedeva la legge, per ricostruire una informazione che non è solo, come dire, quella di per questi giovani ragazzi della contraccezione, della conoscenza del proprio corpo, perché molti di questi ragazzi, quando arriva la figlia a casa e ti dice la mia amica prima della maturità aspetta un bambino e farà, non potrà fare gli esami di maturità perché aspetta un bambino, e tu gli dici ma adesso mi viene, cioè ci sono gli strumenti, e la ragazzina ti dice sai è stata la prima volta che l'ha fatto e che cosa doveva usare. Ed è drammatico, perché non è, l'idea di non conoscenza di sé, di conoscenza degli altri, e anche la relazione tra i due sessi diventa un elemento, come dire, non vissuto con serenità. Questo serviva fondamentalmente alla prevenzione. Il secondo aspetto, io credo che è vero che non ho letto anch'io questo rapporto, ed è disarmante del livello, come dire, delle nostre anche formazione scolastica, però dovrei rispondere un po' in politica, cioè, da politico. Cioè, ma dopo 15 anni che abbiamo massacrato le scuole, dove abbiamo tolto i finanziamenti, dove abbiamo permesso che le scuole tornassero ad essere il luogo dove mettiamo insieme più di 25 bambini e diminuiamo il corpo degli insegnanti, è ben difficile, come dire, non ci sono investimenti sulle scuole. E io credo che l'unica soluzione, quando noi diciamo noi dobbiamo investire in formazione, e se non si investe tantissimo in formazione, anche la nostra capacità di competizione con il resto dell'Europa si abbassa, perché adesso immettendo un elemento, come dire, di attualità, cioè è troppo facile dire che la Germania diventa nell'immaginario collettivo il nostro nemico. La Germania è più competitiva perché negli anni maggiori della crisi ha fatto un'altra operazione, ha investito nella formazione e nella tecnologia utilizzando anche i nostri talenti. Quindi noi abbiamo bisogno che ci riprendiamo in mano questa idea che la cultura e l'istruzione, anche quello diritto universale, che nessuno si provi a mettere in discussione, ma per essere un diritto universale deve essere, come dire, finanziato, perché noi invece in questi anni abbiamo visto un massacro delle scuole pubbliche, e dentro anche gli accessi alla formazione scolastica un dato di discriminazione di classe. Questi sono stati gli anni con cui abbiamo distrutto questa immagine di un paese in cui non è un caso che si abbassa complessivamente il livello medio, come dire, di capacità, come dice, di sentire, di avere un senso, capire un senso compiuto della frase. E il ritorno di analfabetismo è per la nostra generazione non è tanto quello, come dire, di non avere il senso della criticità, ma anche l'utilizzo e l'uso ragionato e responsabile dei nuovi strumenti. Perché quando io vedo, cioè credo che ognuno di noi li vedi, i messaggi continui che si usano con il telefonino, che li usano i ragazzi, non scrivono mai più una frase intera. Il ti voglio bene diventa TVB, cioè che è, come dire, che è la brevità di un uso, come dire, certo, moderno, veloce, ma che in qualche modo impedisce nella relazione anche, come dire, tra persone la capacità di discutere magari non 5 minuti, 10,
e quindi riappropriarsi anche di una questione tempo-spazio. Ma questa è la cultura, e se questa è la cultura però bisogna investirci, e non possiamo avere, ripeto, cioè, situazioni per cui per la questione della contabilità economica io penalizzo la qualità, perché io credo che per qualsiasi insegnante, anche molto bravo, avere classi che sono ritornate a 28 e a volte anche con persone con problemi, noi costringiamo quell'insegnante ad un lavoro, come dire, che non ha non solo i guardi, ma che oggettivamente non può dare a quei ragazzi la stessa qualità che lo poteva dare per ragazzi che magari in una classe 20, dove sarebbe stato possibile fare anche altro. Quindi forse abbiamo bisogno di investire molto su questo. Abbiamo qualche altra domanda? Vediamo di come. Sì, insomma, il discorso sarebbe lunghissimo, perché poi uno riflette e dice, insomma, 20 anni, datiamo questi 20 anni da quando sono partiti, e poi perché? Cioè, queste sono tutte riflessioni a voce alta. Ecco. L'ultima cosa mi viene in mente è che c'è stato l'attacco al diritto e alla laicità insieme all'attacco alla cultura, quindi cioè, sono due beni immateriali che però sono fondamentali. Allora è come se, insomma, vabbè, sempre riflessione a voce alta, ci fosse una necessità profonda di insomma in qualche modo ragionare proprio sul pensiero che sta a monte di tutto questo, insomma sui discorsi abbastanza, insomma, grossi, ecco, facciamo un seminario, diciamo, Cesare, una scadenza, e magari ci ritroviamo qui con qualche altra idea, con qualche altra conoscenza in più. Allora, io volevo ringraziare Federico, Cesare e Donatella, voi, dico dopo, ma prima di tutto, che ci avete ascoltato con pazienza e attenzione, e niente, ci diamo appuntamento a questo prossimo appuntamento, magari con, a breve. Grazie a tutti, buonasera. Grazie.
quella regionale, Grazie.